La lunga giornata dei fedeli della diocesi di Teggiano Policastro è iniziata nella notte tra martedì e mercoledì 10 aprile con la partenza in direzione Roma, Piazza San Pietro. Quella che era attesa come una giornata storica per la comunità di pellegrini giunti dal territorio del Cilento e Vallo di Diano, alla fine si è rivelata anche come un successo di partecipazione, emozioni e ricordi che difficilmente potranno essere rimossi dalla mente dei 5.000 fedeli della diocesi di Teggiano Policastro, guidati da Sua Eccellenza Antonio De Luca, che si è detto molto soddisfatto per la risposta arrivata dalla comunità diocesana.
Oltre 100.000 i fedeli che si sono riuniti in piazza San Pietro per la tradizionale udienza del mercoledì, tutti arrivati già dalle prime ore del mattino per ascoltare le parole di Papa Francesco. Nutrita anche la rappresentanza proveniente dal comune di Camerota, guidata dai sacerdoti Don Gianni Citro, Don Andrea Sorrentino e Don Antonio Torillo. Circa 250 i fedeli arrivati dal comune cilentano. La macchina organizzativa è stata curata nei minimi dettagli dai sacerdoti delle parrocchie, che hanno condiviso insieme ai loro fedeli tutti i momenti dell'udienza papale. Una folla a tratti silenziosa, a tratti festosa e rumorosa, ha prima atteso e poi seguito con massima attenzione le parole prima e la benedizione poi del Pontefice. In attesa dell'arrivo del Santo Padre presentiamo i numerosi gruppi presenti di lingua italiana che partecipano all'udienza. Pellegrinaggio della diocesi di Teggiano Policastro. L'udienza papale ha vissuto uno dei momenti più emozionanti quando ha fatto il suo ingresso a Piazza San Pietro sulla Papa Mobile il Pontefice. L'acclamazione dei fedeli è apparsa da subito come la cifra dell'affetto e del legame che si è instaurato tra il popolo dei cattolici e il Santo Padre. Papa Francesco ha fatto il giro di Piazza San Pietro prima di arrivare all'altare con un continuo fermarsi ad ogni richiesta di abbraccio, di una semplice preghiera, con soste privilegiate per bambini e ammalati, quasi a voler tracciare il nuovo volto di una chiesa cattolica vicina alla gente. Un Papa Francesco tenero con il popolo di fedeli, innamorato di questa comunità, desiderosa di ricevere dal suo pontefice un cenno, una preghiera, ma a volte anche semplicemente uno sguardo. La lettura del messaggio del Papa è stata preceduta dalle letture in diverse lingue dei saluti delle varie comunità, alle quali ha risposto sempre in italiano. A reading from the first letter of Saint Peter. Praised be the God and Father of our Lord Jesus Christ. By his great mercy, we have been born anew to a living hope. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, bendito sea Dios. Porti abbondanti frutti spirituali per loro e per le loro famiglie. Su tutti i pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza, dolci e particolarmente su quelli provenienti dall'Inghilterra, Scozia, Danimarca, Australia, Filippini, Sud Corea, Thailandia, Canada e Stati Uniti, invoco di gran cuore la gioia e la pace del Signore risorto. Presenti sull'altare anche i vescovi della Conferenza Episcopale, di cui da qualche tempo è vicepresidente l'ex vescovo di Teggiano Policastro, Angelo Spinillo. Oltre alla folta rappresentanza di fedeli provenienti dalla diocesi di Teggiano Policastro, erano presenti numerose diocesi italiane, la diocesi di San Lorenzo, città di Papa Francesco, diocesi spagnole, polacche, inglesi, rumene, giapponesi, portoghesi, brasiliane e francesi. Papa Francesco ha voluto salutare ad uno le rappresentanze diocesane. Un vero e proprio boato ha accompagnato il saluto della diocesi di Teggiano Policastro, che si è rivelata la rappresentanza più numerosa presente in Piazza San Pietro. Monsignor Giusti e Monsignor De Luca. Al termine dell'udienza, Papa Francesco ha voluto salutare tutti i rappresentanti delle autorità presenti sull'altare di San Pietro. Presenti su invito del Vescovo anche i rappresentanti dei comuni della diocesi di Teggiano Policastro, tra cui sono intervenuti i sindaci di Sala Consilina, di Polla, di Teggiano, di Montesano sulla Marcellana, di Casalbuono e di Torre Orsaia. Per il comune di Camerota era presente il consigliere comunale Ciro Troccoli, che ha avuto la possibilità di incontrare da vicino Papa Francesco, raccontando poi l'umanità e l'emozione speciale per il breve colloquio avuto con Sua Santità. Dominus vobiscum.
Spirito. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et ut in seculo. Adiutorum nostrum in nomine Domini. Qui fece caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. La giornata trascorsa con il Papa è stata per i fedeli densa di emozioni, ma è continuata anche dopo l'uscita da Piazza San Pietro del Pontefice. All'interno della Basilica, infatti, nel pomeriggio il Vescovo Antonio De Luca ha officiato la Santa Messa, seguita dai tantissimi fedeli che hanno raggiunto Roma a bordo dei tantissimi pullman organizzati dalle parrocchie. Le immagini storiche per la nostra diocesi girate a Piazza San Pietro sono state realizzate da Pietro D'Andrea. Si ringrazia il Vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Sua Eccellenza Antonio De Luca, i sacerdoti delle parrocchie di Licusati, Marina di Camerota, Lentiscosa e Camerota, in particolar modo Don Gianni Citro, il Comune di Camerota, il Corpo di Polizia Locale del Comune di Camerota, l'Agenzia Infante Viaggi, l'Agenzia Curcio Viaggi.